buonasera a tutti e bentrovati a una nuova puntata dell'Amico del Giaguaro, qui dal Mister Magù di Andrea Pietracci in via Petrarca. Ricordo che le puntate dell'Amico del Giaguaro possono essere viste e seguite sulla piattaforma su Prime. E io do il benvenuto all'ospite di questa puntata, Mattia Camilli. Grazie, buonasera. Mattia. Diamo anche il benvenuto all'immagine, all'icona di Mauro D'Angelo. Beh, perché insieme siete i Sublimen. Esatto. Visual Comedy, mi dicevi poco fa. Che fate? Veniamo dal mondo della danza. Io dalla breakdance. Sì. E Mauro dal mondo del popping, animation. E da lì abbiamo cercato di dare dei personaggi e una storia al ballato, diciamo. E da lì la visual comedy, quindi una storia tramite movimenti senza mai l'uso della parola, cercando di trasmettere un'emozione, una storia allo spettatore. E ha risposta nel pubblico? Sembra di sì. Va bene. Si divertono, quindi sembra di sì. Come la consideri la visual comedy? Come un'evoluzione nel tuo caso della danza? Come una nuova forma di espressione, di comunicazione? Cos'è per te la visual comedy? Per me è stato un enorme stimolo a cercare comunque di migliorare, di allenarmi e di, anche per Mauro, cercare qualcosa di nuovo, perché non si va più a cercare magari il 5 minuti di coreografia dove 200 salti e 2000 capriole, ma si cerca di trasmettere un'emozione, si lavora più sul sentimento, sul personaggio soprattutto. Perché? Perché il mondo della danza, nel tuo caso, nel popping, nel suo, non vi davano le risposte che cercavate da queste forme d'arte? No, personalmente ci sentivamo un po' stressati, castrati, limitati. Sì, esattamente, un po'. Non eppure è... la danza, io parlo adesso con te perché tu vieni da quell'universo lì, eppure la danza ha mille sfaccettature. Perché non sei andato a cercare nelle forme più, mi passino il termine, gli esperti? Più canoniche di danza? Beh, perché appunto per quello la visual comedy, il fatto di poter interagire insieme a Mauro sul palco e sapere che chi ci guarda riesce a cogliere anche dentro, non solo per la coreografia, per noi è quello lo stimolo. E come riuscite? Cioè, quali sono gli stratagemmi che utilizzate per comunicare, per lanciare il vostro messaggio, la vostra... Cerchiamo sempre di capire chi siamo e dove dobbiamo andare, e nel mezzo ci mettiamo i mille problemi che possono succedere in una situazione semplicissima. Cerchiamo di condirla in ogni modo con qualsiasi problema, e da lì nascono tutti gli sketch che vengono conditi anche con la tecnica della breakdance e del popping. Allora ti rigiro la domanda: chi è Mattia Camilli e dove vuole arrivare Mattia Camilli? Mattia Camilli in una storia è lo scienziato pazzo, in una storia è l'amico di Mauro che però è un casinaro, e nel caso di Mauro invece è la persona più precisina che cerca il bianco e l'augusto. E quindi, diciamo, in ogni storia c'è un personaggio e cerchiamo di portarlo all'eccesso. Il personaggio pazzo con noi è ancora più pazzo, è portato ancora di più all'estremo. Ma è uno spettacolo comico il vostro? Oppure, insomma, è un tragicomico? Tragicomico per quello che accade, però no, noi cerchiamo di essere comici e di non prenderci sul serio, assolutamente. No. Cerchiamo di trasmettere allo spettatore comunque comicità e risata. Ovviamente abbiamo qualche pezzo dove cerchiamo di fare un po' più raffinati, ma non è il nostro. Non vi ci vedete, no? No. Senti, voi alla regia avete Pier Massimo Macchini, che è stato fra l'altro nostro ospite, che salutiamo. Che ringraziamo. E quanto vi ha dato Pier Massimo Macchini? Pier Massimo, dal primo incontro con cui abbiamo fatto, con lui che era stato qui allo Shell a Porto San Giorgio, in un vecchio progetto, lo Strabilia, ci fece una domanda che da lì è partito tutto. Abbiamo fatto Pier Massimo, noi in maniera molto umile, ma dacci un consiglio, qualsiasi cosa vedendo. Cioè, lui ci fece una domanda, ha detto, rivolgendosi a Mauro, tu chi sei? E a me, tu che vuoi raccontare? E da là si è aperto, da là tutto, è aperto mondo. Tutto. Quindi Pier Massimo ci ha dato molto e continua ad aiutarci. Lo vedete già come un lavoro, come uno sbocco lavorativo, oppure una passione che quindi coltiverete a prescindere dalle carriere, dalle professioni, dalle occupazioni? Attualmente è una passione enorme nella quale investiamo
tutto il tempo libero e tutto l'impegno possibile. Attualmente, non, purtroppo, dico purtroppo personalmente, non è un lavoro, però mai dire mai, non è, sono solo 2 anni e mezzo circa che facciamo spettacolo, sono successe molte cose, non è, lasciamo tutte le porte aperte. Però. Ma perché? Perché la comunità, in questo caso locale, ancora è un po' scettica su questo tipo di commedia, oppure perché obiettivamente la visual comedy in sé ancora ha molti passi da compiere? La visual comedy ha molti passi da compiere nel nostro caso, cioè noi ancora non siamo, non ci sentiamo così pronti, abbiamo finito adesso di fare così esperti. Esatto, di, abbiamo finito proprio adesso il percorso di Regia Gombiero Massimo per il nostro primo spettacolo, Sublime Nuno, e appunto adesso siamo, diciamo, il pacchetto sia da strada che da teatro è stato ultimato proprio adesso, e da qua magari si può cercare di battere strada in maniera migliore rispetto a come abbiamo fatto fino ad oggi. Qui abbiamo spesso e volentieri dei giovani artisti, nel senso che, vabbè, che praticano delle arti, che hanno le loro passioni, che cercano in ogni modo di coniugare l'arte con il lavoro e che si inventano anche delle formule, spesso e volentieri, buon per loro, vincenti. A tutti io faccio la stessa domanda: quanto è limitante, se lo è, rimanere qui, in loco? Perché non vi spostate in altri centri, magari più recettivi a livello artistico, oppure vi trovate benissimo qui e no, noi comunque buon per tutti noi, no? No, noi stiamo facendo esperienze qui in zona, anche tramite festival estivi, ci troviamo molto bene. Ecco. Diciamo che nel nostro caso potremmo anche essere un prodotto da esportare all'estero, sì, in quanto non parliamo. Certo. Non parliamo, quindi è capibile da qualsiasi lingua. Ecco, diciamo anche questo c'è da dirlo. Però ecco, appunto, è stata una cosa... Noi nella danza, un po' come la musica, è un linguaggio internazionale, no? Esatto. Facciamo dei pezzi senza musica, muti praticamente, quindi non, lo spettatore non deve capire dal punto di vista linguistico. Certo. Però attualmente, ecco, abbiamo fatto solo esperienze in zona e nulla di... Speriamo. I tuoi amici cosa dicono quando tu racconti loro i vari spettacoli oppure, ecco, le prove? No? Mi prendono un po' per pazzo, perché lì per lì anche quando spiego, come prima spiegavo a te un po', è difficoltoso non è facile entrare proprio, esatto, no? Allora, per questo dico, ma venite a vedere almeno una volta, almeno vi faccio capire quello che c'è dietro, e quindi in un primo momento un po' di difficoltà, però non nulla di... Preferisci la strada o il palco? Il palco. Perché? Nel palco c'è un lo spettatore è lì per te, e soprattutto nel nostro spettacolo, nella strada un po' ancora ci troviamo molto bene con il pubblico vicino. Anche perché il palco comunque porta con sé un carico di tensione che magari la strada, parlo da ignorante, però magari la strada non ha, il contatto no, magari è più diretto. Però tu per tu si sa, uno spettatore alla distanza come ci troviamo, certo, adesso, esatto. Però teatro magari, ecco, venendo noi dalla danza, siamo cresciuti sul parquet del teatro, magari è lì che l'ambiente dove ci ritroviamo meglio, ecco. Certo. Personalmente, anche per Mauro, sicuramente è così. Esperienze dove possiamo vedervi, come possiamo seguirvi? Anche perché, insomma, prima di tutto andate conosciuti, no? Dovete essere conosciuti, perché non è facile entrare nella vostra dinamica, meglio andare a uno spettacolo e vederla, la cosa per rendersi conto. Esattamente. Come possiamo seguirvi, ragazzi? Tramite la pagina Facebook e Instagram sub/Limen, e tramite il canale YouTube dove ci sono tutti i video dello spettacolo da strada, inseriremo anche quello del spettacolo a teatro che stiamo ultimando. E lì ci sono anche tutte le varie performance del robot, della palla, vari pezzi che abbiamo. Quindi Facebook, Instagram e YouTube. Grazie. Ci sono tutti i vostri spostamenti. Sì, sì, sì. Esattamente. Palco e non. Palco e non. E strada. Grazie a Mattia Gamilli, grazie a Mauro D'Angelo che salutiamo. E complimenti ai Sublime che seguiremo nei vostri spostamenti. Grazie, appuntamento a tutti e alla prossima puntata dell'Amico del Giaguaro.